Ciao, benvenuti a questo nuovo video sullo sguardo al meteo che fai e a quello che farà. È il mio secondo video, l'avevo già fatto uno settimana scorsa e oltretutto vi avevo subito accennato del meteo a lungo termine e dicendo che era previsto nevoso, poi gli aggiornamenti diventavano piovoso e scherzando vi avevo detto: vedrete che fra un po' diranno che c'è il sole. Ebbene sì, ieri sera ho proprio guardato le previsioni a lungo termine e cosa dicono? Che sarà un inverno asciutto, soleggiato, tutto sommato relativamente mite, quindi ci avevo proprio preso. Ma a parte gli scherzi, come vi avevo già detto l'altra volta, si vedrà quello che farà. Sono previsioni a lungo termine, quindi difficilmente vengono poi così precise. Ci si deve aggiornare sempre, ve l'avevo già detto anche nell'altra volta, figurarsi già da una settimana all'altra cambiano, figurarsi a distanza di 3 mesi, sapere adesso come sarà il mese di gennaio o anche dicembre, è davvero ancora un po' di fantascienza. Ci si può indovinare, ci si può provare, ma davvero è tutto da rivedere. Anche se magari è più facile indovinare dicendo che ci sarà un inverno asciutto piuttosto che molto nevoso, visto il trend degli ultimi anni. Comunque, parliamo un po' del meteo a breve. A breve ci dobbiamo aspettare, ahimè, pioggia sulle regioni del nord-ovest in questo fine settimana. Sicuramente più colpita è la Liguria, dove la situazione della Liguria è prevista davvero critica. Sentivo che anche la partita di domenica è a rischio, proprio sospensione, probabilmente rischia proprio di neanche giocarsi. Visto che la situazione sulla Liguria è davvero prevista critica, speriamo ovviamente di non sentire nulla ai telegiornali, vuol dire che sarà andato tutto bene, ma prevedono proprio una quantità di pioggia enorme questo fine settimana. Speriamo non sia così. Qui in Lombardia non ci dovrebbero essere queste criticità, anche se soprattutto le regioni più nord-occidentali, quindi al confine col Piemonte o anche zona prealpi, il rischio che qualche pioggia consistente ci possa anche essere, con qualche rinforzo anche dei venti di scirocco da sud. Sembra che piova tutto questo weekend, parte anche lunedì, forse da martedì delle schiarite, ma poi bisognerà aggiornarsi. Bene, vi ho detto tutto. Più fortunati gli abitanti del centro-sud, che si godranno della mitezza e addirittura è quasi prevista una mezza temperatura estiva, quasi fin verso i 25 gradi, leggevo, beati loro. Invece qui a nord Italia umidità, perlomeno qui in Lombardia, piogge, cielo gioso, nostro tempo tipicamente autunnale. Bene, vi saluto, ci aggiorneremo per i prossimi video e buon weekend, nonostante il meteo per chi abita al nord, specialmente al nord-ovest, per chi abita al centro-sud, si godrà uno scampolo, una fine estate. Beati loro. Ciao!